In questo tutorial vedremo come funziona l'interfaccia di SketchUp Make 2015. Allora, come in tutti i software, c'è una barra dei menu nella parte superiore che fa accedere ai comandi e eventualmente a dei sottocomandi. Nella parte inferiore c'è in questo momento una barra degli strumenti principali, una toolbar, che può essere spostata, ridimensionata e rispostata. Tutte le altre toolbar si trovano sotto il menu View, visualizza, alla voce Toolbars. Si aprirà questa finestra in cui c'è l'elenco delle toolbars presenti in SketchUp. Ogni volta che spunterò una nuova, ne vedrò appunto, la vedrò comparire nella mia area di disegno e potrò andarla a posizionare in una parte appunto della mia interfaccia. La parte centrale è occupata appunto dall'area di disegno, in cui in questo momento sto vedendo appunto i tre assi e la modalità di visualizzazione della modalità in cui si andrà a disegnare, una modalità di visualizzazione prospettica. C'è quindi ideale piano zero, piano terra, ed uno sfondo con un cielo sfumato che appunto fa capire che la visualizzazione tridimensionale è prospettica. Nella parte inferiore c'è una barra in cui nella parte a sinistra ci sono indicati alcuni suggerimenti legati allo strumento attivo in questo momento. In questo momento è attiva una selezione, non c'è nessuno strumento di disegno, e quindi quello che è scritto appunto nella barra in basso è relativo alla modalità di selezione e alle opzioni che posso applicare a questa selezione. Nella parte a destra invece c'è una VCB, si chiama in inglese Value Control Box, ossia una casella di valori numerici che saranno quelli che mi fanno disegnare appunto con precisione alcune le figure geometriche e le operazioni che sto facendo nel disegno in SketchUp. Per esempio, se io prendo lo strumento di rettangolo e inizio a disegnare, vedrò in questa casella cambiare i valori appunto a seconda di come mi sposto. In particolare in questo caso, per questo strumento, io vedo le due coordinate dell'angolo opposto al primo che ho disegnato, che mi determinano appunto le dimensioni di base e altezza del rettangolo che vado a disegnare. In questa casella non mi sarà necessario andare, anche se mi trovo nell'area di disegno mentre sono qui, senza spostarmi con il mouse qui, posso andare a scrivere dei valori e direttamente saranno scritti lì. Quindi per l'immissione dei valori non è necessario che io sposti il mouse dall'area di disegno. Per tornare alla modalità selezione basta cliccare sulla barra spaziatrice e per tornare indietro di un comando, cioè per cancellare in questo caso il rettangolo, basterà cliccare su Ctrl Z oppure andare sotto Edit e cliccare sul comando Undo. L'ultimo elemento che fa parte dell'interfaccia di SketchUp sono le palette. Le palette si possono aprire tutte dal menu Window. Sono delle finestre mobili, apro per esempio quella dedicata ai materiali. Finestre mobili nel senso che, tenendo cliccato col sinistro sulla barra su cui c'è scritto il titolo della finestra, posso andarla a spostare in qualsiasi parte della mia area di disegno. Sono ridimensionabili e sono compattabili, cioè un clic fa chiudere questa finestra. Se poi ne posso aprire più di una, e sono impilabili. Posso quindi tenerle tutte e due compattate e andare ad aprire quella che mi serve in questo momento in cui disegno. Ovviamente ognuna di queste può essere poi chiusa attraverso cliccando su questa croce.